mi lascio aprire anche una parentesi, trovo scandaloso che quando gli si viene, in un momento di crisi, gli si viene chiesto di tagliarsi un attimo lo stipendio, come è stato fatto al consigliere della Regione Lombardia per quanto riguarda il vitalizio, dove è stata fatta una legge dove si richiede di tagliare il 10% dei vitalizi, fanno ricorso. È un momento di crisi, siamo di fronte a un privilegio, lo prendiamo come tale e quindi ci prendiamo atto che si può intervenire anche con tagli ben superiori del 10%, che era la nostra proposta in Consiglio regionale e che nessuno ha sostenuto, neanche purtroppo l'NCD, e questo purtroppo lo devo sottolineare al collega. Il ricorso che gli ex consiglieri regionali hanno fatto contro il taglio minimo del 10% dei vitalizi, ricorso secondo me anche questo odioso, perché loro parlano di diritto acquisito che non si può toccare, e quindi in Italia i diritti acquisiti che si possono toccare sono le pensioni, esatto, di tutti, tranne che i vitalizi degli ex consiglieri. Però anche questo fatto di questo taglio del 10% e del ricorso che gli ex consiglieri hanno fatto, e qui mi ricollego un po' a quello che diceva prima l'ascoltatore, il telespettatore, mi pare si chiamasse Gianni, che diceva sì, perché non ve ne andate? Beh, noi non ce ne andiamo perché questa cosa qui, questo ricorso che hanno fatto, l'abbiamo scoperto noi, l'abbiamo noi denunciato e stiamo noi lottando perché queste cose non avvengano. Se non ce ne fossimo andati non avremmo potuto fare questo, quindi io rimango. Devo dire...